Siamo alla prima serata del Simposio delle Donne. Buonasera a tutte, ben arrivate. Spero possiate vedermi tutte. Stanno arrivando ancora altre nuove amiche o vecchie amiche o tutte noi interessate a questo grande evento. Quindi vi do il benvenuto davvero con tutto il mio cuore. Benvenuto e benvenuti anche agli uomini che seguono anche questo nostro evento, perché lo dico, l'ho detto dall'inizio, è dedicato alle donne, ma non è riservato alle donne, perché penso che anche l'universo maschile sia interessato a capire sia le donne che ha intorno, che hanno intorno, ma anche quella parte femminile che hanno dentro di loro, come è giusto che poi noi andremo a conoscere anche la nostra parte maschile, ma questa è un'altra storia. Intanto vi do appunto questo grande, grandioso benvenuto, vi ringrazio di aver accettato il mio invito a partecipare a questo evento online. Mi fa piacere arrivare nelle vostre case insieme alle nostre relatrici, perché davvero hanno tanto, tanto da darci, tanto da insegnarci, tanto da condividere con noi. E noi siamo qui apposta per ascoltare, imparare e vedere quello che ci può piacere, quello che ci può piacere di più, quello che ci può magari può risuonare meno con noi in quel momento, ma che potrebbe venirci utile un domani. Vado a introdurre la nostra trainer della serata, che è Camilla Ravindran, una mia carissima amica, posso dirvelo, che sto scoprendo anche dal punto di vista, diciamo, di trainer, e che mi piace molto perché vedo, mi piace molto la sua energia, mi piace anche quello che trasmette. Quindi benvenuta Camilla, Ciao a benvenuta. tutte, ciao a tutti. Ho visto che c'è anche qualche uomo dalla chat, quindi benvenuto anche a lui, sono contenta, è sempre bello avere dei punti di vista diversi, anche gli uomini possono dare le loro riflessioni, come hai detto tu, non è solo donne. Grazie per l'introduzione, è un piacere esserci e mi auguro, la mia intenzione per questa sera è riuscire a creare un po' di consapevolezza in ognuno di noi, non importa se siamo maschi o femmine, se siamo nel corpo di un uomo o di una donna. Beh, a parte il mio nome, che ve l'ha già detto Serena, la mia missione in questa vita è quella di aiutare il maggior numero di persone possibili a ritrovarsi, e io lavoro in particolare con le donne per aiutarle a riconquistare loro stesse. È per quello che questa sera il titolo è Ok, sei bellissima, ma ti senti bellissima, perché il problema molto spesso è che siamo noi a non sentirci belle da dentro, e qualcuno mi ha detto che se non siamo noi a sentirci belle da dentro, anche gli altri non riusciranno mai a vederci così belle come in realtà siamo. E quindi la mia missione in questa vita è quella di aiutare le donne soprattutto a riconquistare se stesse. Abbiamo tutte diritto a sentirci bellissime. E prima di andare avanti vorrei dire una cosa. L'hai detto prima che tu non importa che siamo maschi o femmine, ed è proprio così. Quello di cui parlerò stasera è in realtà la parte femminile che risiede in ognuno di noi. Non importa se siamo maschi o femmine, anche se non lo sanno, anche gli uomini ce l'hanno dentro di loro. Non erano consapevoli, adesso lo sono magari, quindi poco importa. E questa parte femminile ha in realtà delle caratteristiche che sono caratteristiche assolutamente speciali, come quelle della nostra parte maschile. E noi abbiamo entrambe. Io lo dico sempre, nella prima parte della mia vita io incarnavo molto di più i miei attributi maschili, e non solo interiormente, ma anche fisicamente ero l'espressione molto più maschile. Adesso in questa fase della mia vita sto incarnando, almeno credo, una parte più femminile di me. E alcuni degli attributi che io amo della nostra parte femminile sono, nel senso che la nostra parte femminile, basta pensare alle nostre mamme o a tutte le mamme. Serena è mamma, io non lo sono ancora, so che c'è la mia mamma online, immagino che tante di noi di voi siano mamme. Anche i papà, le mamme sono l'espressione magica dell'amore, di che cosa una donna è in grado di fare per amore. Anche quindi, quando incarnano la loro parte femminile, riescono a toccare corde e arrivare così lontano.
Ma oltre all'amore inteso verso gli altri, c'è un aspetto che molto spesso viene poco considerato, che è l'amore per noi stessi. Noi che siamo cresciute in un paese cattolico, per lo più, c'è una frase che, con cui io sono cresciuta, anche se a casa mia si masticava qualsiasi tipo di spiritualità e di religione, però comunque io andavo in patronato, andavo a catechismo, e mi hanno insegnato a amare il prossimo tuo come te stesso. Ma per la maggior parte della mia vita io ho dimenticato la seconda parte, che era il te stesso, e ho semplicemente impegnato tutto il mio tempo a amare gli altri, o almeno così credevo, e a dimostrare agli altri il mio amore per loro. Non so dirvi se fosse davvero amore, nel senso che oggi, con la consapevolezza che ho oggi, magari alla fine della serata ne riprendiamo questo cenno, però io sono convinta che non ci possa essere amore per gli altri se noi non amiamo noi stesse o noi stessi. L'invito per questa sera è quello di cominciare a capire quanto davvero ci amiamo, se ci amiamo. Per me è un percorso che è iniziato e che non è assolutamente finito. Il riuscire a amarmi al 100% tutti i giorni, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, è ancora qualcosa che non ho raggiunto, però sono nel mezzo del cammino e mi piace sempre ricordare a tutti che il vero maestro o la vera maestra non è mai arrivato da nessuna parte. Quindi io per prima ho tanto da imparare, posso imparare anche stasera da tutte voi, quindi sono benvenuti sempre suggerimenti e consigli, non si arriva mai da nessuna parte, almeno io. Ok, sono d'accordo. La prima cosa che vorrei fare, grazie Serena, lo so, beh, e se non lo sapete, io e Serena siamo nate nello stesso giorno e nello stesso mese, e abbiamo, io credo, un sacco di cose in comune, ed è bello scoprirci anche in questi rapporti. Vero, vero. Ascoltami. Lei è molto più energetica di me. Ah, ma abbiamo due energie diverse ma molto positive, questo è il bello. Allora, la prima domanda che vorrei fare alle nostre amiche, anzi, prima di iniziare vorrei dire che la serata di questa sera si svolgerà un po' così. Analizzeremo un po' il problema e poi andremo a cercare la soluzione. Ovviamente di soluzione non esiste una, ma ognuno di noi ha la sua ed è per questo che andremo a ricerca dentro di noi, non la cercheremo fuori. Ognuno di noi ha le sue risposte. Io e credo nessun altro può darvi nessuna soluzione. Ognuno ha le sue e le dovete ricercare dentro di voi. Libri, conferenze, corsi possono solo aiutarvi ad indicare un po' la via, ma siete voi a dover trovare la vostra. In qualsiasi ambito, attenzione, non solo in quello della crescita. Allora, oggi parliamo di amore per noi stessi in particolare. La prima domanda che vorrei fare a tutte voi, o tutti voi, anche al signor Lino che avevo visto prima, io adesso non sto più guardando la chat, è: quanti non si sentono di fare mai abbastanza? E vi prego di andare nei sondaggi, come vi ha indicato Serena prima, e di rispondere alla prima domanda del sondaggio, che è proprio questa. Intanto io vi racconto un esempio che riguarda me. Mi piace, se possibile, fare esempi che sono personali. Io aiuto mio marito a organizzare gli eventi qui in Italia per lui, e io sono quella che magari arriva a lavorare 24 ore su 24, che magari dorme 5 ore per quello che vuole raggiungere, e poi alla fine, quando l'evento è stato fatto, è come se io non avessi mai fatto abbastanza, anche se magari non ho dormito, anche se magari ho rinunciato a mangiare, se ho rinunciato a fare le cose che mi piacciono, perché dovevo fare quella cosa. Vi è mai capitato? Siete mai state al mio posto? Che non vi siete mai sentite di fare abbastanza? Questa è la domanda, non di essere. Attenzione, vorrei che passi attenzione alla parola fare. Mi piacerebbe anche sapere se qualcuno di voi ha un'esperienza da raccontare rispetto a questo, ma io conosco tantissime persone, soprattutto donne, che pensano di non aver fatto mai abbastanza, che avrebbero sempre potuto fare di più. E questo è qualcosa che ovviamente fa sì che non siamo mai soddisfatti di noi stessi e mai soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto, che poi un risultato non è, abbiamo sempre la pecca o la cosa da criticare. Questo è un sintomo, ma di che cosa lo vedremo dopo. La seconda domanda che voglio farvi è invece: quanti di voi hanno paura di essere rifiutate? Quanti di voi passano il loro tempo a cercare di compiacere gli altri? Vi prego di rispondere, anche questa è la seconda domanda del sondaggio. Vi è mai capitato? Beh,
tutte le domande che vi farò nella mia storia personale, le mie risposte sono state tutte di sì in passato. Io ero quella che diceva sempre di sì e faceva sempre di tutto per compiacere chiunque, anche un estraneo. Non importava, la mia paura di sentirmi rifiutata era così forte che mi impediva di seguire quello che sentivo, perché avevo troppo paura a sentirmi rifiutata dagli altri. Non so che cosa state dicendo voi e se avete risposto alla domanda. Io cerco sempre, adesso ho letto un commento che dice: io cerco sempre di piacere ai ragazzi. In realtà non credo che riguardi solo quello. Quando abbiamo questo sintomo, molto spesso lo manifestiamo in tantissimi ambiti della nostra vita, non solo con i ragazzi. La terza domanda che vi voglio fare è invece: quanti di voi sono in grado di mettersi limiti con gli altri, di stabilire dei limiti molto chiari? Vi faccio l'esempio di, questa non è la mia storia, ma è l'esempio di una ragazza che io conosco, e lei ha di essere vegana nella sua vita, ma ha anche scelto di non essere rigida nelle sue scelte, ma ha scelto di, quando è fuori casa, quando è invitata a casa di altri, di accettare con amore quello che gli altri le offrono. Io credo che questo sia un esempio lampante di una persona che è in grado di riconoscere, di sapere quali sono i suoi limiti, dove può arrivare. Allora, quando è lei a scegliere, una dimostrazione di flessibilità, lei è in grado di scegliere con amore di mangiare vegano quando è lei a prepararsi, ma nel momento in cui è invitata fuori è anche in grado di accettare tutto ciò che viene offerto dall'altra parte. C'è chi dice: allora no, lascio a te il giudizio, non spetta a me giudicare. Io credo che lei sia in grado di fare le sue scelte. La quarta domanda è: quanti di voi, sono curiosa anche di che cosa Lino direbbe, quanti di voi sono si vergognano di loro stessi o di loro stesse? E la vergogna è un'emozione, un sentimento, un modo di sentirsi che spesso pervade tantissimi ambiti della nostra vita. Io per esempio mi sono in passato vergognata moltissimo del mio corpo, ero molto più in carne di adesso, e io giravo con la borsa, una borsa molto grande, poggiata sempre alla pancia, perché la parte in cui mi vergognavo di più era la mia pancia. Quindi andavo in giro sempre, se mi trovavate seduta da qualche parte, mi trovavate seduta con la borsa sulla pancia. E era chiaramente un sintomo della vergogna. La quinta domanda e ultima a cui vi chiedo di rispondere è: quanti di voi sono invece a loro agio a dire di no ad amici, parenti, a persone che amano, persone che fanno parte della loro vita? Beh, come vi ho detto prima, io ero una che non sapeva dire di no. Qualsiasi cosa voi mi chiedeste, io ero in grado di dire di sì. In parte era sicuramente la paura di essere rifiutata, come ho detto prima, ma non solo. In realtà il non riuscire a dire di no è un altro grande sintomo. Di che cosa, mi chiederete voi? Beh, mi auguro che abbiate risposto a tutti i sondaggi. Sere, tu hai modo di verificare se hanno risposto? Allora, se vogliamo andare a vedere le risposte, te le posso anche dare. Volentieri. Ok, allora per il primo sondaggio abbiamo un'abbondanza di sì, diciamo sono più di 20, poi c'è a volte, spesso, anche di spesso sono abbastanza, e c'è un solo no. Al secondo sondaggio... Sarei curiosa di sapere se è Lino. Al secondo sondaggio, che era quello a proposito dell'essere rifiutata, la maggioranza ha risposto a volte, poi te li dico in ordine come sono arrivati, poi c'è spesso, poi sono stati 11 sì e 8 no. Poi abbiamo al terzo sondaggio se siamo in grado di mettere dei limiti con gli altri. La maggior parte ha risposto solo in alcuni casi. Abbiamo 2 no e 13 sì. Poi il quarto sondaggio se ti capita di vergognarti di te stessa,
i risultati sono una stramaggioranza di a volte, poi abbiamo spesso e poi abbiamo sì, abbiamo 7 sì e 8 no. E per ultimo, quello se ti senti a tuo agio nel dire no ad amici e parenti, il sì è 10, no 11, il resto è non sempre. Quindi, Grazie a prego. tutti quelli che hanno risposto al sondaggio. Un altro sintomo che vi invito ad analizzare, e attenzione, vorrei che vi queste domande. Non serve, cioè, se avete risposto adesso va bene, però fossi in voi, mi segnerei le domande, me le comincerei a porre durante la vita di tutti i giorni. Le domande sono, c'è chi dice, in questo caso è una frase famosa del signor Anthony Robbins, che è uno dei motivatori più conosciuti al mondo, che dice la qualità della tua vita dipende dalla qualità delle domande che ti fai. Allora, in questo caso queste domande servono ad aiutarci a raggiungere nuova consapevolezza. Un altro sintomo è quello, per esempio, se siete persone che vi giustificate spesso o sempre, nel senso che quando dovete dire qualcosa a una persona, tipo non avete richiamato un'amica, quando la riuscite a richiamare, quando lei vi richiama, quello che fate è dirle: oh no, ma scusa se non ti ho chiamato, è perché, e raccontate tutta la storia appena avete chiamato. Ecco, questo insieme a tutte le domande a cui che vi ho fatto prima, se avete risposto di sì o spesso ad almeno una delle domande, sappiate che questi sono della mancanza di amore per noi stessi. È una grande scoperta, per me lo è stato, quando io ho realizzato, avevo risposto di sì a tutte queste domande, quando io ho realizzato che erano tutti indici e sintomi del fatto che in realtà non mi stavo amando, mi sono chiesta: ma allora che cosa sto dando anche alle altre persone? E lì ho realizzato, come vi ho detto prima, che se non c'è amore per noi stessi, quello che diamo agli altri molto spesso non è amore, ma è molto più frutto di quella parte di noi che non è un demone, ma è semplicemente parte di noi che si chiama, io lo chiamo ego, c'è cioè chi è un malato oscuro, ed è una parte che io non credo si debba combattere, io credo che bisogna riconoscere quando è il nostro ego ad agire, bisogna abbracciare questa parte di noi, perché fa parte della nostra natura umana, non è qualcosa che può svanire, almeno non quando siamo in questo corpo e quando la nostra mente continua ad essere parte della nostra realtà. Quindi l'invito è semplicemente ad utilizzare le domande come un potentissimo strumento da utilizzare nella vita di tutti i giorni per aiutarvi a realizzare quando state agendo con amore nei confronti di voi stessi, non solo di voi stesse, e quando invece non lo state facendo per amore. Allora, io il mio consiglio è di utilizzare anche queste domande quando, per esempio, dovete compiere un'azione. Se per esempio qualcuno vi invita da qualche parte, per esempio ho letto che qualcuno nella chat prima ha detto: io de dico sempre di sì, però poi sono arrabbiata. Allora, una cosa che puoi fare per aiutarti a diventare consapevole prima, quindi a non a prevenire, ma a evitare di fare scelte che non sono coerenti con te stessa e che sono cose che in realtà non vuoi. Nel momento in cui una persona ti chiede qualcosa, fai a te stessa una domanda e chiediti: voglio davvero questa cosa? Sento che davvero questa cosa fa per me? Se la risposta è no, ti posso assicurare che nel momento in cui tu dici no perché è quello che senti, gli altri non solo non ti rifiuteranno, ma cominceranno a rispettarti di più. E anzi, di questo mi sa che ne hai parlato con mio marito nell'intervista del simposio che avete fatto insieme. Esatto. Quando noi ci rispettiamo, è normale che alcune persone si allontaneranno dalla vostra vita, ma questo fa parte del percorso di crescita. Siamo tutti umani, ognuno fa il suo percorso. Ci sono persone che si incontrano, persone con cui ci si fa una parte di cammino di vita, e con altre, ognuno poi va per la sua strada. Allora, queste domande sono davvero, non le sottovalutate, perché sono davvero una cosa potentissima da tenere sempre, sempre, sempre per voi. Tornando a quello che abbiamo detto all'inizio rispetto alla nostra parte femminile, non la voglio chiamare femmina, ma voglio chiamarla parte femminile che ognuno di noi ha,
Io credo che la donna che irradia la sua parte, no, scusate, la donna che incarna la sua parte femminile è quella donna che è lumina, quella donna che quando entri in una stanza catalizza l'attenzione, quella donna che irradia da dentro però luce, che è splendente, che è energetica, proprio come per esempio la nostra cara Serena. Lei per me è un esempio di donna che è connessa con il suo cuore e che incarna i suoi attributi. Quindi una delle cose che da cui potete anche capire in che fase della vostra vita siete, perché una donna, la nostra parte femminile irradia solo quando noi incarniamo i suoi attributi, e uno dei suoi attributi è l'amore per se stesse, che è quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi una cosa che potete chiedervi, per esempio osservando gli altri, se è una cosa che vi piace fare, è se vedete che quella donna è particolarmente luminosa, che ha una luce che viene da dentro, non so come descrivervela a parole, però ci sono queste persone che vi capita di incontrare nella vostra vita che sono magnetiche, attanti, da cui donne che anche se magari esteticamente non sono bellissime hanno una forza che arriva da dentro, beh, quelle sono le donne da imitare, le donne da cui imparare, donne che stanno incarnando magari inconsciamente gli attributi che appartengono ad ognuno di noi, solo che molto spesso non li conosciamo. Adesso quello che vi voglio invitare a fare è un piccolo processo, e questo processo io lo chiamo processo, c'è cioè chi magari le chiama meditazioni, c'è cioè chi le chiama visualizzazioni, ed è un processo che durerà un po', quindi quello che vi chiedo di fare prima di cominciare è di prendere un pezzo di carta e una penna e metterla di fianco a voi, l'avete il computer. Poi vi chiedo di spegnere i cellulari, metterli lontano da voi, allontanarli, chiudere per qualche istante la chat, pensare solo ad occuparvi di quello che stiamo facendo. Vale anche per l'ino e per tutti gli uomini che sono presenti, non c'è nessuna differenza. Quando avete preso la carta e la penna e avete spento il cellulare, spento Skype, se ce l'avete acceso, chiuso Facebook, vi chiedo di allontanarvi magari anche un po' dal computer, in modo solo da poter aprire la voce, non vi serve più guardare in questo momento, vi chiedo solo di concentrarvi in quello che faremo. Di nuovo chiudere gli occhi e semplicemente osservare il vostro respiro. Senza forzarlo, semplicemente osservare il vostro respiro, l'aria che entra attraverso le vostre narici e percorre giù la vostra trachea fino a riempire completamente il vostro addome. E poi, naturalmente, l'aria ripercorre il petto verso e esce, mentre respira, fa il suo percorso naturale. Semplicemente voi datevi la possibilità di rilassarvi, datevi il permesso di rilassare il vostro corpo completamente. Potete abbandonarvi e lasciarvi andare. Siete in un luogo sacro, in uno spazio sicuro, in cui niente e nessuno può disturbarvi. Ora, gentilmente, muovete la vostra attenzione mentale alla punta dei vostri piedi e semplicemente osservate. Gentilmente ora muovete la vostra attenzione ai talloni e semplicemente osservatevi. Gentilmente muovete la vostra attenzione ai polpacci e semplicemente osservate. Dolcemente ora muovete la vostra attenzione alle ginocchia e semplicemente osservatelo. Gentilmente ora
Muovete la vostra attenzione alle cosce e semplicemente osservatele. Osservate come il vostro corpo si rilassa completamente e profondamente. Datevi il permesso di rilassarvi, di seguire la mia voce. E se la vostra mente dovesse perdersi in pensieri, semplicemente riportate la vostra attenzione al corpo e alla mia voce, senza preoccupazioni, senza giudizi, senza tensioni. Datevi semplicemente il permesso di ritornare al corpo. Ora, gentilmente, muovete la vostra attenzione alle anche e semplicemente osservate mentre si abbandonano sul cuscino, sulla sedia, ovunque abbiate scelto di stare. Ora, gentilmente, socchiudete i vostri occhi guardando verso il basso. E ora, gentilmente, chiudete i vostri occhi. Muovete ora gentilmente la vostra attenzione alla spina dorsale. A partire dalla parte bassa del coccige, semplicemente osservatelo. Partono a salire. Ora su, a salire, semplicemente osservate tutta la vostra spina dorsale. Osservate come il vostro corpo completamente rilassati, siete al sicuro, sapete che tutto ciò che sta accadendo qui è per il vostro bene. Ora, gentilmente, muovete la vostra attenzione al collo e alle spalle. Molto spesso nelle spalle tratteniamo molta tensione, semplicemente osservatele. Anche ora, muovete la vostra attenzione alle braccia, ai gomiti, agli avambracci, ai polsi, alle mani e semplicemente osservate. Gentilmente ora, muovete la vostra attenzione al vostro petto e semplicemente osservate quel peso sul petto che solitamente portate e svanisce. Potete vedere come il vostro respiro torna a farsi naturale, liscio, rilassato, come quello di un bambino, di un neonato che dorme, pacifico, beato, nella vostra vera natura. Gentilmente ora, muovete la vostra attenzione all'addome e semplicemente osservatelo. Ora, dolcemente, muovete la vostra attenzione alla mandibola e semplicemente osservatelo. Portate ora la vostra attenzione alla lingua e semplicemente osservate mentre anche la lingua si rilassa all'interno della vostra bocca. Continuate a darvi il permesso di rilassarvi completamente e profondamente. Gentilmente ora, muovete la vostra attenzione alle sopracciglia e alle tempie e semplicemente osservate. Gentilmente ora, muovete la vostra attenzione al cuoio capelluto e semplicemente osservate. Ora, gentilmente, socchiudete ancora una volta gli occhi, guardando verso il basso,
E ora, gentilmente, chiudete i vostri occhi. Lasciatevi andare completamente. Ora vorrei che immaginaste proprio lì, davanti a voi, una scalinata fatta di 7 gradini di discesa. Tra poco la percorreremo insieme. Ogni gradino che faremo ha un colore e ogni gradino corrisponde a uno dei 7 chakra principali del nostro corpo. E alla fine di questi 7 gradini saremo completamente rilassati, così profondamente rilassati, ad un livello che non abbiamo mai raggiunto prima. E ogni volta che vi capiterà di ascoltare questa registrazione, riuscirete ad andare ad un nuovo livello ancora più profondo. Non giudicate ciò che accade, lasciate che semplicemente tutto ciò che è appaia. E allora siamo pronti a percorrere e scendere il primo gradino in discesa, che è rosso, 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 rosso. Potete ora scendere il secondo gradino, che è arancione, 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 e siete ancora più profondamente rilassati, ancora più profondamente, sempre più profondamente. E tutto ciò, in questo processo lasciamo andare, speriamo che venga trasformato in luce, in nuova energia, perché tutto nell'universo si ricicla. Siamo ora pronti a scendere il terzo gradino, che è giallo, 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 dove siete ancora più profondamente rilassati. Giallo, scendete ora il quarto gradino, che è verde, 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 dove siete ancora più rilassati, ancora più profondamente. E siete pronti a scendere il quinto gradino, che è azzurro, azzurro, azzurro. Scendete ora il sesto gradino, che è colore indaco, indaco, indaco. Scendete ora il settimo gradino, che è viola, viola, viola. Ora siete ancora più profondamente rilassati, completamente balia della mia voce, pronti a seguire le indicazioni, senza giudizio. Qualsiasi cosa accadrà è semplicemente la cosa perfetta per ciascuno di noi. Ora ti chiedo di immaginare davanti a te una panchina. Immagina anche dove questa panchina è. Scegli un posto magico per te, scegli un posto dove ti senti completamente a tuo agio, dove ti senti libero di essere semplicemente te stessa, che sia in mezzo alla natura, in mezzo al mare, non importa. Non mettere limiti alla fantasia, lascia che la tua fantasia si esprima. Tutte le immagini che il tuo cervello ti suggerisce sono la cosa perfetta per te, senza giudizio. E ora, mentre sei seduta su questa panchina, in questo posto speciale e fantastico, vedi che un'immagine, una forma di persona comincia ad arrivare da lontano e cammina esattamente nella tua direzione. Piano piano questa figura si avvicina e ancora un po' comprendi chi è. E adesso è ancora più vicino. Puoi vedere la figura, la tua dea interiore, la figura magnifica e splendente, la divinità femminile che è dentro di te. E osserva come cammina, come si muove, che aspetto ha la tua divinità femminile. Cosa succede con lei? E più si avvicina, più rimani estasiata alla sua magnificenza, al
osserva tutti i dettagli di questa ferita. Invitala ora a sedersi accanto a te. Lei è venuta lì perché ha delle cose. La prima cosa che questa figura ha da fare è comunicarti un messaggio fondamentale per la tua esistenza. La tua dea interiore è venuta a portarti un messaggio per guidarti, un messaggio che ti aiuterà a riscoprire e a vivere la tua essenza femminile. Quindi ascolta ciò che lei ha da dire. Ora. Ora che ti ha dato il suo messaggio, questo messaggio è fondamentale per guidarti alla riscoperta di te stessa. La dea ha anche portato un dono per te, un pacchetto chiuso che adesso ti dà nelle mani e che ti chiede di aprire. All'interno di questo pacchetto c'è un simbolo, un oggetto, qualcosa che ti aiuti a rappresentare la parte della tua divinità femminile interiore. Apri il suo dono e osserva questo oggetto fantastico. Che da ora in poi ti aiuterà a ricordare sempre chi sei, a ricordarti nella vita di tutti i giorni che questa parte fa parte di te, che tu sei una divinità, anche nella vita di tutti i giorni. Ora, magnifica figura femminile è venuta anche per fare qualcos'altro, alzarti e seguirla. Ti sta portando in una stanza speciale, una stanza che è magica. All'interno di questa stanza c'è solo uno specchio. Lei sta chiedendo di guardare in quello specchio, perché quello specchio è uno specchio magico, ha un potere, ha il potere di riflettere l'essenza di ogni persona che ci guarda bene. Ora è il tuo momento, la tua divinità interiore ti sta facendo questo dono, vuole mostrarti tutte le qualità, tutti i talenti che tu a volte non sei in grado di vedere di te stessa. Allora guarda l'immagine che si riflette in quello specchio. E cosa vedi? Un dettaglio. Questa immagine. Cerco ora di ringraziare la tua divinità femminile, di ringraziarla per il messaggio, di ringraziarla per la sua presenza, per il dono e per il grande regalo di mostrarti quello specchio magico. E ora hai la possibilità di fare una sola domanda alla tua divinità interiore. E quindi fallo questa domanda e ascolta sua risposta. È a disposizione solo una domanda. Da chi hai ascoltato la risposta della tua divinità interiore, nuovamente ringraziala e ascolta ciò che lei sta dicendo. Ti sta ringraziando per averla aiutata,
e ti invita ad invocarla ogni volta che avrai bisogno, ogni volta che necessiterai di rivedere te stessa, la vera te stessa, una parte di te fondamentale e sempre presente, e spesso non ti chiami di ascoltare. Ringrazia e osserva mentre lentamente si cammina. Si incammina da dove è venuto. Ora, prima di riportarti nel qui e ora, invito a concentrarti per un istante al centro del tuo petto, dove c'è il cuore, dove risiede il chakra del cuore, il chakra del colore verde, il chakra dell'amore. Ti chiedo di immaginare questa energia verde dell'amore, puro e incondizionato, l'amore per noi stessi, l'amore per gli altri, e il radio. Immagina questa luce forte al centro del tuo corpo, che una luce continua, che non è solo dentro di te, è dentro e fuori di te, in contemporanea, ti avvolge. Vibra, senti la vibrazione di questa energia, la tua vibrazione naturale, l'energia dell'amore, tu sei amore. Ora permettiti di ascoltare la tua vibrazione naturale, osserva questa energia. La sensazione di completezza, di unità, non c'è separazione in questo stato, non c'è differenza tra te e ciò che è fuori di te. Continua ad osservare questa energia verde che continua a vibrare. La sua vibrazione aumenta, più tu porti l'attenzione, più aumenta, come un caldo abbraccio che ti avvolge e si espande verso il mondo, verso l'infinito. L'amore non ha limiti, ma l'amore ha tutta dentro. Conterò da 1 a 4. Quando arriverò a 4 sarai completamente sveglio, rilassato, centrato, colmo di questa sensazione di amore che è il tuo stato naturale, allo stato di diritto. Ognuno di noi merita. E quando sarai tornata completamente nel tuo ora, chiedo di scrivere sul tuo pezzo di carta. Ti darò qualche minuto a tutti i messaggi che la tua divinità interiore ti ha portato, il simbolo che ti ha portato, tutte le cose che ricordi di questo viaggio all'interno di te stessa. E allora, 1, lentamente rientri nel qui ed ora. 2, riprendi coscienza della sedia sotto di te, del cuscino, delle dita dei piedi, delle mani, delle scarpe. 3, dei vestiti della pelle. 4, sei completamente tornata nel qui e ora. E quando sei pronta, con il tuo tempo, apri gli occhi e comincia a scrivere tutto ciò che hai voglia di scrivere sul tuo pezzo di carta. Grazie. Bellissima. E bellissima davvero. Ritorno un attimo
Il qui ed ora, io ho già scritto. Fantastico, mi è stata data una risposta molto illuminante. Grazie. Sì. No, grazie a voi, l'energia anche del gruppo che crea il risultato. Alla fine, quello che io avevo chiesto alle persone che partecipavano stasera era di venire con la mente e il cuore aperto, perché io non sono una tanto da scrittissima, sono più una da seguo il flusso di ciò che arriva in base a chi sono e alle mie esperienze. Perciò se sono riuscita a trasmettere una parte di me, quello che ho messo in questo processo, come lo chiamo io, sono contenta. Quindi, sì, e la spiegazione del processo è che ovviamente la nostra divinità interiore, la figura che si è presentata a voi, anche a Lino, perché ripetiamo, anche Lino e tutti gli uomini hanno la loro parte femminile, non è un messaggio da sottovalutare, anzi. Certo. Lei è la parte di voi che rappresenta l'amore per voi stessi, ed è per questo che ho voluto farvela incontrare. Con le domande che vi ho fatto prima, ho cercato di farvi capire quali sono i sintomi della mancanza di amore per noi stessi. E questo processo era il modo di darvi alcune delle risposte, cioè aiutarvi a tornare a ritrovare quell'amore che è un nostro diritto, sul serio. Certo. E nessuno ce l'ha insegnato. Certo. Poi chiaramente con la registrazione avrete modo poi di farla quante volte volete, insomma, la meditazione. Questo è il bello, no? Quindi sia se magari vi è saltato qualche pezzo, sia che magari vi manchi parte del messaggio o qualsiasi cosa sia, potete rifare. Dica. Vuol dire che se qualcuno si è addormentato, se manca, il fatto che uno dica che manchi una parte del messaggio è un giudizio. Okay. In realtà è arrivato quello che doveva arrivare, e se avete, se pensate di essere, anche se la dimostrazione che non vi siete addormentati è che vi siete svegliati quando io vi ho chiesto di svegliarvi, quindi la parte del vostro subconscio che doveva ascoltare ha ascoltato e ha recepito tutti i messaggi. Vi manca la connessione con il conscio, ma siate certi che il lavoro è stato fatto, quindi non giudicate quello che è successo, accettate. La prima volta che l'ho fatto io ho davvero dormito, ma io ronfavo di gusto, e quando mi hanno dovuto svegliare proprio facendomi così, mi hanno detto: scrivi che cosa hai vissuto. Io ho detto: ma cosa ho vissuto che? Io ho detto: mi sono fatta una di quelle dormite che non ho idea di cosa abbiate detto. Però qualcosa dentro di me era successo, qualcosa lo stesso, perché ho cominciato lo stesso ad elaborare e cambiare. Quindi prendete quello che è arrivato oggi come comunque un dono, un primo passo per tornare a voi stesse. Ovvio che la sessione di oggi è solo un assaggio, certo. Il lavoro più grande lo dovete fare voi giorno per giorno, come io lo faccio nel mio cammino. Certo. Ascolta, io veramente l'esperienza è stata grandiosa, ho anche letto dei feedback che hanno già dato le nostre amiche, che anche per loro, anche per chi aveva già avuto delle altre esperienze, vabbè, poi io anche nelle mie esperienze con Patrice ho avuto, anche noi parliamo di Dea, donna essenza autentica, per cui la Dea interiore ricapiterà di parlare durante il simposio con altre relatrici, ognuna a modo suo, ed è questo il bello, questo è fantastico, mi è piaciuta molto, questo te lo devo proprio dire. Ma a proposito di quello che fai, perché per come lo fai, per come lo proponi tu, ti vorrei chiedere se potevi, se ti va, di dire due parole prima di andare a guardare un attimo le domande, e poi voglio dare uno scoop adesso, entro la fine del webinar estrarrò personalmente tre vincitrici o vincitori, quindi vedremo chi arriverà, che vinceranno la Sha Dance, okay, che è la sigla del simposio e che canto io, quindi per chi non lo sa la dono col cuore, Ma prima volevo chiederti se ci puoi parlare appunto del tuo, di quello che fai tu nel Being Slim, perché uno pensa subito al perdita di peso, punto, ma in realtà c'è altro. Allora sì, in realtà c'è altro, e
Beansgrim, intanto voglio dirlo da sempre che avrei voluto dare un sottotitolo a Beansgrim, che è quello di Being Beautiful, che in inglese vuol dire essere bellissima, perché Beansgrim era riduttivo e tutte le donne che hanno preso parte a Beansgrim mi hanno detto: ma perché lo proponi solo come qualcosa per il dimagrimento? Intanto volevo dire che in realtà riguarda, io, la mia storia è questa: io ero in sovrappeso di 20 kg. E avevo provato, se andate nel mio sito poi potete leggere i dettagli, avevo provato tutto ciò che esiste al mondo, o perlomeno in Italia, tranne la chirurgia, comprese pillole dimagranti che mi facevano ingrassare, quindi mi chiedevo com'è possibile questa cosa, cioè fanno dimagrire tutti e non me, digiuni, diete, sport a manetta, non so, attenzione che non sto dicendo che lo sport soprattutto non funziona, sto dicendo che la mia realizzazione è che in realtà il lavoro da fare è a un altro livello, nel senso che se qualcuno conosce il libro di Claudia Rainville o Lise Bourbeau, loro, una è quella che ha creato la metamedicina e l'altra è quella che ascolta il tuo corpo, loro dicono, e non loro, in realtà è una scienza antichissima che dice che ogni sintomo che il corpo ci dà è semplicemente un messaggio, e io sono arrivata alla consapevolezza che il sovrappeso o il sottopeso è un messaggio che il nostro corpo ci sta dando, e fare una dieta, fare uno sport sono solo le soluzioni esterne al problema, ed è per questo che non possono essere a lungo termine, cioè che non possono essere per sempre, è solo quando arrivi alla radice del tuo male che lo puoi davvero sviluppare. In questo caso è lavorando dentro, e Beansgrim è un programma teoricamente di 12 settimane, però per i miei spostamenti e i miei viaggi in giro per il mondo per seguire mio marito, in realtà ne farò partire uno la prossima settimana che è di 8 settimane, perché in realtà la guarigione è istantanea se uno vuole. Le 8 settimane sono, o le 12 settimane servono solo per dare una costante e far sì che loro abbiano il supporto, la mia presenza del gruppo, perché ciò che conta tanto, tanto, tanto è che si ritrovano donne che non hanno obiettivi comuni, ma che hanno voglia di condividere, che hanno uno spazio sacro fatto apposta per loro, in cui c'è una facilitatrice, ma che è solo una di loro, perché certo, in ogni gruppo di Beansgrim io so che farà di più, che poi infatti riesce ad aggiungere a Beansgrim qualcosa di nuovo. E quindi in realtà lavoriamo dentro e ogni settimana ha un tema, io lavoro così. Una volta lavoriamo sul cibo e attraverso il cibo, attenzione, non solo chi ha problemi di sovrappeso, ma quando, se riuscite ad osservarvi o potete cominciare ad osservare gli altri mentre mangiano, da come una persona mangia si possono capire tantissime cose, ma proprio tante, 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 tante. Quindi se non riuscite ad osservare voi stessi, cominciate ad osservare vostro marito o il vostro vicino se mangiate fuori. Riuscirete a vedere tanti comportamenti che sono tutti inconsci e noi non realizziamo. Quindi in questo programma quello che faccio è accompagnare le donne in un percorso di riscoperta di loro stesse. Beansgrim è nato come se fosse mio figlio, è quello che mi ha regalato il ritorno a me stessa. E cerco bello di farlo per tutte le donne che hanno voglia di esserci. Bellissimo. Senti, ma per partecipare cosa devono fare? Andare sul sito che c'è qui di fianco alla chat e iscriversi. Oh, quindi è un programma aperto ad un massimo di 14 donne, proprio perché ci sono alcune sessioni che sono individuali e quindi non posso permettermi di avere un gruppo da 150 persone, perché sennò ci vorrebbero 6 mesi per fare le sessioni individuali. Certo. Ci sono processi personalizzati, è tutto molto individuale, il gruppo è solo un modo di condividere, poi ognuno ha il suo percorso. Tra l'altro voglio dire alle nostre amiche, ai nostri amici iscritti al simposio delle donne, che per i primi sette iscritti c'è una sessione con Camilla gratuita, che non è una cosa che fa normalmente, quindi la ringrazio per questa possibilità da parte, insomma, di tutte e di tutti i nostri iscritti. Grazie. È un piacere, guarda, il tuo invito è stato così bello e essere qui è così meraviglioso che un regalo si può sempre fare, un dono in più, in qualche modo poi l'universo ricompensa
Fantastico. Quello che arriva, arriva. Ascoltami, adesso andrei. Ci sono un po' di domande? Andrei a vedere se ci sono le domande. Qualcuno le ha fatte anche durante la chat. Chi le ha scritte in chat, chiedo di andare a fianco alla chat, invece c'è scritto General Chat, a fianco c'è scritto dall'altra parte, così, Question Board. Scrivetele pure lì, così le leggiamo. Allora, a proposito della meditazione, c'è Anishoara, credo che sia il nome, Anishoara, dice che la sua dea cambiava spesso aspetto. Tu gli puoi dare una motivazione, puoi darle una lettura di questa cosa? Beh, allora, un'ipotesi potrebbe essere che ognuno di noi ha molti attributi. La nostra parte femminile ha molti attributi, non ne ha solo uno, quindi potrebbe essere che questa immagine rappresentava diverse caratteristiche che la nostra amica Anishoara, se è il nome giusto, se no mi scuso per l'errore, e potrebbe essere anche che comunque lei non abbia un'immagine così chiara e subconscia di che cos'è la parte femminile, bisognerebbe andare ad indagare. Che esempi di femminilità ha avuto nella sua infanzia, soprattutto nell'età tra, io dico il concepimento, poi libera di essere criticata, fino all'età di 8 anni. Se in quella fase della vita non ci sono stati esempi di femminilità, come non ci sono stati esempi di parte maschile, non solo più che forti centrati, che incarnassero le caratteristiche anormali, che ci possa essere molta confusione all'interno di noi e che quindi non sappiamo identificare bene neanche a livello di immaginazione che cosa rappresenta per noi la femminilità. E tra parentesi, questa confusione è anche molto palese nella società di oggi, questa confusione della mancanza di modelli che incarnano queste caratteristiche. Quindi certo. Non credo che sia un caso e non credo che sia l'unica Anishoara a cui è capitata una cosa del genere. Ok, mi auguro di averle. Poi può essere, questa è una domanda mia, può essere che rifacendo la meditazione appaia la nostra dea in modo diverso? Può essere? Assolutamente sì. Okay. Quante volte immaginiamo cose diverse, magari dipende anche dalla giornata che uno ha, ci sono infinite possibilità, anzi. Uno non dovrebbe mai fissarsi sull'idea che quella è la tua divinità femminile che deve essere uguale, perché poi sono delle aspettative, uno certo. Dovrebbe andare nella meditazione e accettare quello che arriva, quindi la volta dopo potrebbe magari venire fuori un uomo. Ok. Ok. Senti, poi Paola ci chiede, nello specchio ho visto una bellissima donna, ma il personaggio che è arrivato, la dea, era una donna molto vecchia e incappucciata. Non sono riuscita a vedere il suo volto, ma l'aspetto era quello di una strega più che di una dea. Cosa significa? Allora, dietro la parola strega ovviamente c'è un giudizio di che cosa strega significhi e che mi fa dedurre che per la nostra Paola sia un giudizio negativo, nel senso che strega non sia un'immagine molto positiva che lei ha. Per me strega invece, per esempio, sarebbe solo una donna che ha accesso alle sue potenzialità che ognuna di noi ha. Ah, quindi per me l'immagine sarebbe già diversa. Deve vedere lei che cosa rappresenta. Per esempio, quando a me c'è una donna molto vecchia, incappucciata, a me viene in mente una saggia o una sacerdotessa. Quello che Paola deve chiedersi è che cosa rappresenta per lei questa immagine. La mia risposta non è sicuramente la sua. Certo. Io non posso dirle che cosa significa. Però se hai lei dato... dice strega, dico, hai dato anche una chiave di lettura diversa. Che, purtroppo a volte ci fossilizziamo, no? Solo su quello, la prima immagine, ma non andiamo a vedere cosa c'è dietro. Quindi vi invitiamo a fare un passo ulteriore, quindi andare oltre quello che state vedendo con gli occhi vostri, basta, ma andiamo nel sentire, andiamo nel percepire cosa sta dicendo quella immagine, no? Poi abbiamo, vediamo un po', Antonella ci chiede, come faccio a capire se sono arrivata ad amarmi? Io lo sento, ma da cosa me ne posso accorgere fuori?
Allora, beh, intanto con le domande del sondaggio, se sei riuscita a rispondere no o quasi mai, se riesci a rispondere no o quasi mai a tutte quelle domande, beh, sei esattamente in un buonissimo posto, che significa che non rispondi più in base alla vergogna, al senso di colpa, alla paura, che sono tutti sintomi di insicurezza interiore, del mancato di amore per noi stessi. Quindi quando riesci a chiederti, riesco a dire di no alle persone che amo, e ti riesci a dire assolutamente di sì, pacca sulla spalla e complimenti, perché è uno dei sintomi del fatto che in realtà ti stai amando. Queste sono la dimostrazione, sono le relazioni che hai con gli altri. Ricordiamoci sempre che le relazioni con gli altri sono solo lo specchio della relazione che noi abbiamo con noi stessi. Quindi quello che cerchiamo fuori in realtà è dentro di noi, quindi puoi anche guardare. Puoi utilizzare come specchio tutto ciò che è fuori di te. E non è sempre La tua facile, ma è relazione con il così. cibo, la tua relazione. Ah, certo, non è sempre facile, però tutto è uno specchio in realtà. Certo. Quindi basta che osservi la tua relazione, per esempio, con il tuo partner, se ne hai uno, con i tuoi amici, per vedere se dimostri amore per te stessa o se sei ancora un po' intrappolata nel nostro amico ego che a volte ci guida e non ce ne rendiamo conto. Bene. Ad avanti, perché le domande stanno arrivando, se no va a finire che finiamo, dobbiamo concludere. Non ah, tra l'altro dico, chi non dovessimo riuscire a rispondere e vuole farti delle domande, di cioè, che sicuramente ti può scrivere, giusto Camilla? Ok. Assolutamente, benvenuto Facebook, il sito. Ottimo, io ripeto che nel giro di tra domani e dopodomani la registrazione di questa serata l'avrete e insieme alla registrazione vi mando anche il link di nuovo per accedere al sito e per scrivere a Camilla dove la trovate, tutto quanto. Le domande dell'inizio, per chi si è perso l'inizio, ci saranno delle domande, vi mando anche le domande. Guardate, faccio il servizio completo, non preoccupatevi. Passiamo a un'altra domanda. Altea Benissimo. dice: immagini ne ha viste poche, sentivo presenza di qualcosa, come un continuo soffio. Mi sono pure assopita 2-4 volte, questo l'abbiamo già detto, ma e chiede perché si ha bisogno di razionalizzare ciò che avviene? Bella domanda, però vorrei sentire la sua risposta. Secondo lei perché si ha bisogno di razionalizzare? Beh, vedi. Siccome magari non c'è tanto tempo per aspettare la risposta di Altea, Antea, non mi ricordo il nome, Altea. Altea, che anche sì, come Rosemary Antea, in realtà abbiamo bisogno di razionalizzare perché una volta eravamo molto più abituati a vivere secondo quello che siamo dentro e la mente razionale non era così sviluppata, invece noi oggi viviamo in un mondo in cui la parte razionale di noi è quella che ci guida per la maggior parte del tempo, perciò tutte le esperienze che il nostro cervello non è in grado di spiegare e ci spaventano. Anche la meditazione o i processi sono dei processi che la nostra mente razionale non riesce a comprendere, sono troppo distanti da lei, quindi è per questo che spesso si diventa impazienti durante le meditazioni, si vuole uscire. Io all'inizio sbuffavo sempre, mi capita ancora nelle meditazioni molto lunghe, che una parte di me dice: mamma mia, ma basta, ma perché non vai a fare qualcos'altro? La nostra parte razionale che ha paura di quello, e dietro la parte razionale c'è sempre il signorino, quello di cui abbiamo parlato prima, quello che si chiama ego, che sta nella sua zona di comfort e in realtà non vuole farci uscire da quella zona di comfort. Lui ci guida attraverso paura, vergogna e senso di colpa. E quindi anche razionalizzare, quando noi diamo un giudizio a quello che accade ogni volta che ci soffermiamo a pensare, in realtà mettiamo da parte la nostra parte istintuale e intuitiva. Ho capito. Guarda, intanto che tu spiegavi, con un orecchio qui e un occhio là, ho dato una. Perché sono tantissime le domande, un'occhiata alle domande. E in tanti chiedono spiegazioni su alcuni, sui simboli che hanno ricevuto e su cosa possono voler dire. Magari te ne leggo, scusate se davvero non le leggo tutte perché sono tantissime, però tipo, allora abbiamo capito che ad esempio nel discorso della dea, quindi bisogna anche vedere voi cosa, cioè loro cosa visualizzano, cosa intendono per quello che, cosa c'è dietro quel simbolo, quindi quella donna che avete visto, se non è una donna, cos'è? Rita,
Rita C dice: il mio simbolo era un triangolo verde con un cerchio inscritto di colore dorato. Può avere un significato particolare? I simboli in realtà hanno tantissimo significato, però in questo caso faccio la scelta di non darvi nessuna risposta che sia mia, perché di nuovo sarebbe l'interpretazione che io do di qualcosa che il vostro subconscio vi ha suggerito, che per me ha un significato diverso, quindi potrebbe deviarvi da quello che in realtà il simbolo significa per voi. Perciò quello che vi invito a fare, se intanto è di provare il simbolo o di costruirvelo in maniera fisica anche, per esempio farvi un disegno e mettervelo sul frigo in modo da cominciare a vederlo tutti i giorni, e di farlo voi prendendovi magari 2 ore del vostro tempo e disegnarlo, andare a trovare quel simbolo in un negozietto e di farlo diventare parte della vostra quotidianità per un po'. Per esempio mettetevi un limite e dite: per 3 mesi voglio tenere questo simbolo sul frigo e guardarlo ogni giorno 2 minuti ogni volta che almeno apro, oppure in macchina o nel portafoglio, o vi fate la foto col cellulare al disegno che avete fatto. Ci sono infiniti modi. E sono certa che il significato che questo simbolo ha per voi arriverà da solo. Non avete bisogno di cercare sempre le risposte. A volte basta solo fare la domanda. La risposta, quando siamo pronti a vederla, la vediamo. Ok, bella. Proprio Serena, che ha fatto la Vision Quest questo weekend, mi sa che lei è più esperta di me di domande e risposte. Guarda, giusto, giusto. Tra l'altro, con il discorso della Vision Quest, che è appunto questa ricerca della visione, sia adesso con te mi è capitato nella meditazione, sia ieri con Anna Chiara, che ho avuto opportunità di fare un po' di voce del cuore con Anna Chiara. Sono partita subito in quarta, proprio ero già in un altro pianeta, quindi è per quello che mi ci è voluto un attimo. Sì, è bello, è il discorso di andare oltre quello che vediamo, è importante, e di ascoltare. Purtroppo pensiamo di saper ascoltare, ma in realtà non ascoltiamo. Nel momento in cui rimaniamo in ascolto, non è detto che la risposta arrivi in quel momento, in un secondo dopo che ci siamo fatti la domanda, ma arriva. Nel momento in cui ascolti, ti fa la domanda e ascolti, poi arriva. Senti, posso aggiungere, quando lasci andare le aspettative di trovare una risposta, quando semplicemente lasci che sia. Vero, esatto. Senti, ti leggo la domanda di Lino, e dice che è la prima volta che fa una cosa del genere, e dice: non so, forse ero distratto, comunque nell'esperienza la mia donna non era una donna ma una lupa con una tunica bianca, il simbolo un triangolo dorato. La mia domanda è: tutto questo ha senso? Sicuramente è di nuovo, mi dispiace non dover, però non voglio rispondere dando io interpretazioni. Prima ho fatto solo l'esempio della strega perché era per dare un input di riflessione, però anche per Lino. Non so se era la prima volta che facevi un processo, o non so se era la prima volta che entravi in contatto con la tua parte femminile, magari prima non avevi neanche idea che esistesse, ma sicuramente se il tuo subconscio ti ha mostrato quell'immagine, un significato ci deve essere. Quindi quello che fossi in te io mi chiederei è: che cosa può significare la lupa? Che cosa significa e rappresentano la tunica bianca? Che cosa rappresenta il triangolo per te e perché è dorato? Ovviamente ci sono dei significati anche famosi di alcuni dei simboli che avete detto, Però il mio consiglio è di non andare a ricercare quelli famosi, ma di trovare il vostro, perché nel momento in cui andate a ricercare quello famoso, vi deviate di nuovo dalla vostra intuizione. Andiamo di nuovo nel razionale. Quindi una domanda di Chiara T, di cui si sono puntato, perché hai parlato del discorso del concepimento fino agli 8 anni? Dice: perché dal concepimento fino agli 8 anni? Perché proprio 8 anni, ad esempio? Allora, dal concepimento, perché ormai è anche, a parte le scienze spirituali più antiche che sostengono che in realtà si influenza, addirittura c'è chi dice che sì, che si può, che la madre e il padre, nel momento in cui
cui si uniscono, si stanno unendo per compiere l'atto, anche solo nelle loro intenzioni, si crea un condizionamento. Di questo significa che se, senza offesa per nessuno, però se è un errore, per esempio, e non è fatto con l'intenzione, già l'atto d'amore, c'è già un condizionamento, tralasciando le vite passate che non vogliamo toccare. Per quel che riguarda gli 8 anni, di solito si dice tra i 7 e 8 anni, oggi ho messo il 7, ma perché i 7 e 8 anni sono quando si cominciano le scuole elementari verso i 6, però è il primo anno, è ancora un po' come una fase di incubazione, è quando si comincia ad arrivare verso i 7 e 8 che l'intelletto si sviluppa completamente, che i bambini cominciano a prendere la loro influenza non solo dai genitori, ma dalla scuola e da tutti gli ambienti circostanti. Cominciano a costituire la loro personalità, invece prima sono molto più soggetti all'influenza soprattutto dei genitori. Quindi per questo quell'età se hai la fortuna di poter osservare dei bambini che vanno in queste fasce d'età, osservo che Serena ce l'ha, sì. E il cambiamento che avviene proprio tra i 6 e gli 8 anni è un cambiamento importante ed è un'età delicata, forse molto più dell'adolescenza in realtà. Che poi va in preparazione poi all'adolescenza. Sentimi, vabbè, poi tantissime, appunto, ti ripeto, sono le domande che riguardano il discorso delle immagini viste, eccetera, o delle idee, tipo di idee che hanno visto, però abbiamo già detto qualcosa. Ti faccio altre 2 domande. Una, ti chiedono come si fa a iscriversi al tuo programma, perché c'è chi si è iscritto ai suggerimenti settimanali ma non riescono a trovare dove ci si iscrive. Se cliccate su qui, adesso questo posso rispondere io credo, arrivate direttamente alla spiegazione del programma e dentro la spiegazione, vi prendete un attimo per leggere tutto, c'è scritto come iscriversi, giusto? O comunque possono mandarmi sempre un'email, cioè il form per i contatti, e io ti mando i dettagli per l'iscrizione. Ok, perfetto. Nessuna paura, nessun dubbio, se hanno domande, sempre a disposizione. Ok, e per chi non visualizza niente, hai magari un suggerimento? Per chi magari anche la vuole rifare ma non riesce a visualizzare? Allora, mi dispiace deludere chi l'ha chiesto, ma in realtà non è vero che non si sa visualizzare o che non si è in grado di visualizzare. Tutti visualizzano, è semplicemente che ci sono delle aspettative dietro. Allora, quello che questa persona di solito si aspetta è di vedere con la vista degli occhi qualcosa. Invece sono certa che ad occhi chiusi sono arrivate delle luci, dei colori, delle sensazioni, e la visualizzazione non è solo l'immagine. Se parliamo, tornando a quella scienza che si chiama programmazione neurolinguistica, ci insegna che ognuno di noi ha almeno tre canali di comunicazione, che sono visivo, cinestesico e uditivo. Ognuno di noi ha questi tre, non è che uno non è uditivo, uno non è visivo, però ci sono dei canali preferenziali. Allora, se la ragazza che ha scritto questa domanda è una cinestesica, quindi lavora con le emozioni, o è un'uditiva, molto probabilmente le immagini, nel senso di questo termine, non saranno il suo canale di comunicazione, ma magari, per esempio, io non sono una visiva come primo canale, quindi io vedo i colori, la prima cosa, quando chiudo, stesso giorno, la stessa cosa, quando chiudo gli occhi io vedo colori, luci, forme, ma le vedo o penso di vederle, se vogliamo metterla così, e poi mi capita di sentire suoni e di sentire sensazioni nel corpo, e io so che la visualizzazione mia è così, è quando c'è un'aspettativa di vedere un'immagine che poi attraverso i suoni o le sensazioni tu riesci a ricostruire la tua immagine, se non c'è giudizio. Allora, per esempio, quando io vedo il rosso do un significato di un certo tipo, se invece vedo un colore, per esempio oggi il dorato è andato tanto, anche per me il dorato è un colore che rappresenta unità, che mi porta verso una completezza, poi impari a conoscere i simboli attraverso cui la tua intuizione ti parla. Quindi dico a questa persona di non preoccuparsi e la invito a riascoltarsi senza alcuna aspettativa, certo, prendendo quello che c'è.
Poi anche un'altra cosa che si può fare, specialmente per chi magari non l'ha fatto spessissimo, magari sono le prime volte, capita di seguire un processo, una meditazione o come la vogliamo chiamare, è giocare a immaginare di vedere, quindi far finta di vedere, no? Quindi noi lo facciamo anche con Shadaio, quindi quando giochiamo con l'energia diciamo ok, può darsi anche che uno non lo senta veramente l'energia nelle mani o addosso, però gioca, fai finta, immaginati come potrebbe essere vedere, sentire, insomma essere in questa... giocare, poi sta sempre lì. Nel nostro cervello non c'è differenza, no, tra realmente accaduto e immaginato, quindi sta solo a te scegliere di pensare che in realtà vedi. Esatto. E quindi vedrai. Esatto. Bene Camilla, stupenda serata, spettacolare. Ci sono, ti ripeto, moltissime altre domande, ma invito chi te l'ha fatte a scriverti personalmente, così avrà tra l'altro una risposta super personalizzata. Vado a fare l'estrazione, se vuoi rimanere un attimo con noi, vedere chi vincerà la Shadance, certo. E poi ci salutiamo, ok? Sì. Quindi andiamo a vedere, siete pronti? Vado? Vediamo un po' cosa succede. Caterina Vendramini, vado a fare la seconda estrazione, andiamo. Amalia Sarli, l'ultima estrazione, pronti? Hai raccontato agli amici il perché di questa canzone? No, adesso raccontiamo, perché è nato già da diverso tempo. L'altra estratta è Laura Girotti. E la storia della Shadance, nasce con il progetto legato appunto a Shadaio, che è dei movimenti con cui ha sviluppato Patricia Martina, con cui collaboro, e avevamo l'esigenza di creare delle canzoni per Shadaio, e sono nate tutta una serie di canzoni, tra le quali poi ho spinto, che a me piace molto la musica dance, ho spinto insieme al mio chitarrista e tastierista, che fa parte della mia band, e lui scrive canzoni, io ho scritto la Shadance, il testo, lui ha scritto la musica, perché io di musica non ne so, ed ecco che è nata la Shadance, che abbiamo utilizzato tra l'altro per il simposio della consapevolezza come sigla iniziale, e adesso lo faremo di nuovo anche con il simposio delle donne. Una casa discografica si è appassionata al progetto, le è piaciuto molto, ed eccoci che siamo lanciati nel mondo della musica, che era uno dei miei sogni. Ne parlavamo prima con Camilla e probabilmente questo è il momento giusto in cui sto manifestando quello che ho chiesto, ma non per me, perché dietro la Shadance ci vuole, cioè c'è tutto il suo messaggio, che è quello di portare il discorso del godersi la vita, godersi il momento, quindi frutas buena della vita, perché è assapora la vita, goditela, ti fa bene il goderti la vita, ti fa bene vivertela fino in fondo, come se stessi davvero assaporando della buona frutta, e l'idea è stata, ok, se diventiamo super famosi il messaggio arriva a tutto il mondo, e anche ai giovani, e anche a chi piace la musica, quindi ho detto questo va, deve andare per forza, e questo insomma è un po' come è nato tutto il progetto della Shadance. E mi troverete con un nome d'arte, me l'hanno fatto dare il nome d'arte che è Dharma, e anche dietro a Dharma c'è la spiegazione. Dharma è un linguaggio sanscrito, significa trovare l'ordine nel caos, e oltre a questo, unito a questo, vuol dire anche fare le azioni giuste, le azioni proprie per arrivare al nostro risultato. Quindi mi sento molto in linea sia con il progetto che con il nome che abbiamo trovato, diciamo come nome d'arte. Dharma è un po' la nostra missione, no? In termini, esatto, occidentali, ecco, perché ognuno di noi è venuto qui a fare, se ha voglia di ricordarselo. Quindi direi che tu sei un esempio
magnifico di qualcuno che persegue il proprio Dharma e che lo sta portando a compimento in questa vita, ne sono più che certa. Bene, adesso Davvero, poi vedremo. congratulazioni. Vedremo appunto i fatti se si confermeranno quello che stiamo dicendo, ma lo sento forte, quindi buona probabilità. Va Confio. bene. Quindi io ti ringrazio Camilla anche di avermi lanciato questa opportunità di spiegare cosa c'è dietro la Shadance e Con tutto quello grazie. che fai per noi e per tutte le ospiti, vorrei ricordare che Serena fa tutto questo gratuitamente e anzi investendo lei per far sì che noi relatrici possiamo partecipare e donare qualcosa e che tutti voi, visto che ci sono anche i bambini, possiate ricevere, che sia uno scambio così magnifico. Serena fa tutto questo gratis, quindi è tutto lineare quello che lei fa, perché credo sia importante riconoscere Sì, il valore grazie. degli altri, e quello che lei fa per tutte noi è meraviglioso. Grazie, Quindi mi sembra il sempre a minimo diventare lanciarti la rossa. palla per raccontare un'altra missione meravigliosa che stai portando in giro con questa canzone, che è una canzone dance che può sembrare qualcosa di giocoso, ma in realtà ha un senso molto più Certo. grande, quindi credo Senti, sia giusto spiegarlo a tutti. ma a proposito di cose belle che fanno, visto che tra l'altro hai nominato tuo marito un sacco di volte, quindi in questa serata volevo dire che tuo marito è stato ospite come intervistato al simposio della consapevolezza, come super bonus del simposio. Però avete appena finito un evento, un super evento benefico e un altro in arrivo. Dai solo un'indicazione di questo perché ci tengo, perché Sujit è sempre stato molto, molto disponibile, molto carino e ci tengo che possiate parlare anche possa dire qualche cosa anche su questo evento. Grazie. Domenica abbiamo tenuto un evento in provincia di Padova che si chiama Meditando per l'Emilia, in cui raccogliamo fondi che vanno, il 100% delle donazioni che raccogliamo va per ricostruire l'Emilia, perché non è finita l'emergenza e non finirà per tanto tempo, ed è il nostro modo per supportare queste persone, perché noi siamo in giro per il mondo per la maggior parte dell'anno e quindi abbiamo pensato di fare quello che sappiamo fare, ed è per questo che è Meditando per l'Emilia. E la bella notizia è che oggi abbiamo deciso, concluso finalmente, il fatto che il 7 novembre faremo lo stesso evento a Milano, quindi anche sarà una serata, in questo caso di 3 ore, in cui mediteremo insieme. L'altro giorno non sono riuscita a far venire nessuno dall'entro, abbiamo fatto una telefonata con qualcuno che fa il volontario in un campo autogestito e ci ha raccontato com'è la vita lì, che cosa si vive. A Milano mi auguro che verrà qualcuno che invece ha voglia di essere presente, quindi chi avrà voglia di esserci si può sempre supportare anche se non si può venire, e i vostri soldi e quello che donerete, intanto in cambio avrete una meditazione gratuita guidata da Sujit con la traduzione in italiano, e poi i vostri soldi saranno sempre in chiaro, nel senso che vi renderemo conto di dove sono andati a finire. Vogliamo essere certi che vadano a qualcosa di reale. In questo caso stiamo pensando con i soldi che era a Roma. Scusa, perché leggo che qualcuno scrive: a Roma non venite. Sono 6 mesi che cerco aiuto a Roma per organizzare questo evento, perché quello di cui c'è bisogno è una sala che non sia a pagamento, che comunque costi molto poco, ma che possa ospitare tante persone, e tanta pubblicità per aiutarci a riempire la sala e a raccogliere il più possibile. Ieri a Padova, Certo. l'altro giorno, abbiamo raccolto 1200 euro, che comunque non sono pochi. Con l'evento di Milano vorremmo darli a un progetto dell'ANAB, che adesso non vorrei sbagliarmi, ma si chiama Associazione Naturale Bioarchitettura, qualcosa del genere, che vogliono ricostruire una associazione cooperativa che lavora con i ragazzi autistici e Wow. con la cui casa è andata distrutta, e gli ingegneri si sono offerti di costruirla gratis, però ci sono i materiali che, anche se vengono venduti al prezzo di costo, hanno un costo e Certo. quindi bisogna coprire i costi. E quello che vorremmo fare con l'evento di Milano è supportare
questo progetto. Se qualcuno ha voglia di aiutarci per realizzarlo a Roma, è il benvenuto a darci una mano. Io sono disponibile assolutamente. Bene, dai. E Milano è un'occasione anche per incontrarci dal vivo, per chi avrà voglia di esserci e venirci a salutare. Bene, dai. Quindi grazie Sere per avermi dato la possibilità di raccontare anche questo che mi sta tanto a cuore. Insomma, quando ci sono delle cose belle, se mi piace rendere partecipi anche tutte le mie sorelle, amiche, fratelli del simposio, quindi... Grazie mille per la tua disponibilità, grazie a tutti e tutte voi che siete state fino alla fine e a tutti quelli che guarderanno anche la registrazione, grazie di cuore. Grazie Serena, grazie a tutti gli amici, namaste. Namaste. A casa di mio marito. A presto. Un abbraccio e buona serata. A presto, ci vediamo. Un bacio!